riflesso, strumenti per l'informazione, realizzazioni grafiche e stampe di ogni tipo. Corso Felice Cavallotti, Asti. Come avevamo annunciato ieri, con l'acquisizione del 70% delle azioni da parte della Russian Standard Corporation dell'oligarca russo Rustam Tariko, la proprietà della casa vinicola Gancia di Canelli è passata in mani straniere. La famiglia Vallarino Gancia mantiene il 30% delle azioni. L'annuncio è stato ufficializzato questa mattina in una affollata conferenza stampa cui hanno preso parte il nuovo proprietario, il presidente Carlo Pavesio e l'amministratore delegato confermato nel suo incarico Paolo Fontana. Con loro nel nuovo CDA per la famiglia dell'inventore dell'Asti spumante rimangono Edoardo e Lamberto Vallarino Gancia. Sentiamo. Con quale sentimento affrontate questa nuova fase della vostra storia, della vostra vita? Che ha una storia che nasce nel 1850. Allora, il bicchiere lo vediamo sempre mezzo pieno, cioè c'è ancora tanto da fare. Il nostro brand ha una grandissima opportunità sul mercato, quindi chiaramente questa scelta strategica che abbiamo fatta l'abbiamo proprio concepita pensando che la famiglia è al servizio di un grande marchio e nei momenti di difficoltà di mercato è importante pensare allo sviluppo, e con questo accordo ovviamente lo sviluppo è garantito, quindi la visione futura è molto positiva, soprattutto in alcuni mercati chiave che in questo momento stanno tirando per tutte le bollicine. In particolare noi siamo core business bollicine, che sono la Russia, gli Stati Uniti, ma anche la Cina, quindi la visione è a lungo periodo. La nostra impresa fatturava circa un 25% di giro d'affari all'estero, oggi ha una potenzialità di raddoppiarlo, quindi questa è una grossissima opportunità per noi, per la Gancia, per il territorio, per gli stakeholders, per l'Italia. Ecco, la vostra famiglia deterrà ancora il 30% praticamente della proprietà dell'azienda. E voi avete sottolineato alcuni passaggi, il territorio UNESCO, l'Alta Langa, cioè questo 30% servirà per mantenere alcuni punti fermi. Ma sì, anche perché fa parte del gioco di squadra tra un imprenditore che crede in un marchio, che investe, e una famiglia che ha fatto la storia dello spumante italiano, che ha un ruolo, ha delle expertise, mettendo insieme i cervelli di queste due famiglie, di fatto che si sono sposate, pensiamo che si possano fare delle grandissime sviluppi insieme. E di fronte al console russo in Italia, nonostante l'insistenza dei giornalisti, i rappresentanti della nuova Gancia non hanno voluto assolutamente rivelare i termini finanziari dell'operazione, che in ogni caso sono stati accolti favorevolmente sia dal sindaco di Canellica che dal presidente dell'associazione Moscato. Vediamo. Beh, oggi abbiamo sentito le parole dell'imprenditore Rustam Tariko, che ci hanno confortato, ribadendo l'importanza del territorio, l'importanza della produzione e dello stabilimento di Canelli, quindi il fatto che da qui nulla si muoverà, andrà avanti il piano di riorganizzazione che era già prestabilito per dare forza e efficacia all'azienda, ma nulla, null'altro. È importante invece sottolineare la capacità che ha avuto Gancia, Canelli, il territorio di attrarre capitali dall'estero, cosa che spesso ci viene rimproverata o sottolineata in termini negativi dai massimi economisti del nostro paese. Questo è uno dei pochi casi in un momento di grande crisi in cui si è riusciti ad attrarre capitali dall'estero, e anche di un imprenditore che si è fatto da solo e che quindi saprà portare di nuovo l'azienda Gancia o ulteriormente l'azienda Gancia a livelli internazionali. È un cambiamento, nel mondo di cambiamenti ce ne sono soventi. Io personalmente lo vedo bene, anche perché ci sono delle dinamiche talmente repentine e veloci che fanno cambiare le cose. Qui evidentemente c'era bisogno di dare un'iniezione forte anche di a livello economico, è stato fatto questo cambiamento. La differenza rispetto ad altri che sono venuti nei decenni scorsi è che la famiglia qua ha ancora mantenuto un 30%, quindi c'è ancora un riferimento familiare.
Io ho parlato personalmente con questo signore, mi è sembrato molto possibilista, ottimista e soprattutto con l'intenzione ferma di rilanciare il Moscato e l'Asti, e non a prezzi da sballo ma a prezzi dignitosi. Questo mi ha fatto molto piacere. La Russian Standard è stata fondata da Rustam Tariko nel 1992 e si è imposta sul mercato per la sua vodka di alta qualità, che oggi viene distribuita in 75 paesi del mondo in quantità pari a 2,5 milioni di casse. Il suo fondatore è anche stato un pioniere del credito al consumo e della diffusione in Russia delle carte di credito. La Russian Standard Bank è il più grande istituto di credito russo, con 20 milioni di prestiti concessi ai suoi clienti. Per l'acquisto della Gancia in questi giorni a Canelli è anche circolata la voce che Tariko sia giunto in elicottero in città con due valigie piene di soldi. Ma sentiamo direttamente l'oligarca russo. Come nasce il vostro interesse per l'Italia, per Canelli e per la Gancia? Quando ero giovane, studente, il mio interesse è nato per caso, quando io ho scoperto che c'è un grande interesse di imprenditori italiani di venire in Russia e di provare a lavorare nel mio paese. Io facevo una specie di cicerone per tutti i dirigenti di grandi gruppi italiani. Poi ho trovato Ferrero per un breve periodo, però la mia grande fortuna era la Martini Rossi, che era ancora italiana quel volta lì. E quindi io mi sono concentrato sulla Martini. Martini era piemontese, quindi mi sono innamorato di Piemonte. E ho passato parecchio tempo qua, mi ho aperto la mia prima società, il mio primo conto bancario, e quindi mi posso dire che tutta la mia crescita professionale è svolta qua in questa regione. Ecco, lei cosa può portare qui in Italia del suo carattere? Cosa pensa di poter acquisire dal carattere dei canellesi, degli astigiani, degli italiani? A me il carattere piemontese piace, perché è molto modesto, molto lavoratore, molto sincero, e quindi tutte queste caratteristiche sono vicine per me, a me personalmente. E ho molti amici qua a Piemonte, e quindi io voglio continuare di, diciamo, assorbire queste qualifiche personali del popolo di Piemonte. Qui in conferenza stampa non avete quantificato l'investimento che è stato fatto per acquisire il 70% della Gancia. Lei lo sa che si favoleggia anche che lei sarebbe arrivato con un elicottero con delle valigette piene di denaro. Sono tutte le favole, un trasferimento classico bancario è stato fatto, quindi io con l'elicottero i soldi non li porto. Qual è il vino, il prodotto che lei preferisce della Gancia? Alto Langa è molto solido come prodotto, Prosecco non mi dispiace, Asti millesimato molto buono, Pinot di Pinot scoperto poco fa, quindi a me piacciono parecchi prodotti, come i bambini, capisci, non c'è un prodotto più preferito o meno preferito, diciamo la maggior parte dei prodotti di Gancia mi piacciono, se non mi piacevano personalmente non lo compravo. E per oggi qui da Asti è tutto, grazie per averci seguito ed arrivederci ai prossimi collegamenti. Riflesso, strumenti per l'informazione, realizzazioni grafiche e stampe di ogni tipo. Corso Felice Cavallotti, Asti.